Buonasera. Ragazzi, qua è un problema. Devo imparare tutto in pochi minuti. No! Qua? Terza, sì, dai. Ragazzi, qua perdiamo tanto di quei rating che non ve lo scorderete mai. Oh, tanti auguri, Auguri, buona Pasqua anche a te. Due casini grossi. Il primo che sul secondo account non avevo la pista e quindi ho detto ho evitato di comprarlo, non facciamo i conigli, entriamo col primo account. Il secondo, ho un quarto d'ora per capire come non perdere 100 punti di rating. Il problema è che ho fatto due giri e ho fatto 40, ti dico solo questo, il secondo giro. Merda, no, bisogna già 38 passo, eh. Lo so, mi puoi dare anche belle notizie o mi devi dare solo notizie di merda? Qua sempre quarta, io 50 do proprio una pelatina per fargli fare un po' di ingresso, anche troppo così. E Fedeleo è in ghiaia. No! Slanciata? Quasi, però col tortellino al barò. Vale. Secondo me ho messo l'assetto quello un po' estremo che avevo l'altra volta. Non sta in pista. Le gomme fredde sempre. No, non hai capito cosa mi sta succedendo, ragazzi. Mi si è staccata il paddle. No, è un casino, si muove tutto. No, ragazzi, è un casino. Come faccio ora? Non scala più. È un casino qua. Sta lottando. Piccolo miracolo di Natale. Ma non riesco a fare un giro altissimo poi. Vado a prendere la brugola. No! Off track! Parto ultimo, devo andare a prendere la brugola. Vuoi aggiustarlo? Sì, con Bob saprai farlo. Benedetto. Buon Natale. Siamo partiti tutti uguali. Di solito ne passavo 10 in partenza. Attenzione, c'è arrivato anche un mamo in chat. Grande mamo. Ciao mamo. Oh, ma lui che c'ha la skin degli Oreo sulla Skip Barber. Quanto è bella. Mangiatelo. Te l'ho detto così almeno ti viene ancora più fame. Daniel Geronimo, eh. Stilton. Topino. Dai che ho fame. Ma hai ordinato, guarda che è il 25, cioè non ti consegnavo niente. No, ma vado a casa a mangiare. Ma sei sicuro che è una buona idea? Mangiare? E di andare a casa. Se poi ti rapisce Babbo Natale. No, ma Daniel, ma che cosa sta facendo questo qua? No! Che prova a superarmi sul curvone veloce. Ciao! Attenzione, ho Federico Leo qui dietro. Tutto bene? Sì. Comunque fai veramente paura, Fede, in partenza. È la mia cosa che facevo bene quando correvo il monoposto. Ah, era quello. Federico Leo, stai provando a passare veramente? Cioè, stiamo facendo veramente un 3 wide qua. Con le gomme fredde. È andata male. Madonna, che rischio. Federico Leo, cosa stai per fare? No. Cadere nella trappola. No. Sotto pressione. No, Andrea. Grazie, Fede. Ma no, tu mi sei venuto addosso. Tu mi sei venuto addosso. No. All'esterno. C'è della tensione. Dopo riguardiamo. Ma il problema è che adesso non recuperiamo più. Vorrei dire che anziché le colpe ti prenderà È rotta, è rotta. È rotta proprio di brutto. Non ha più il differenziale. Forse non ce l'ha mai avuto, però. A te è rotta la macchina, no? Sì, c'ho 5 di danno. Provaci un'altra volta, Lincoln. Attenzione, sono un po' incazzato, eh. No, mi spiace, gatto, queste robe qua. Proprio sono le ultime cose da fare. Tu hai danno 8. No! Avrei fatto anche qualche off track magari. Mi sono girato. Io perdo una vita di rating. Quanto perde il rating così, Caruccio? 122. Quanto? Ed è così, ragazzi, che finisce un'amicizia. Dai, ma non si può. Ma in quanto giri? Forte. Porto un altro. 1.39 e mezzo sto girando. C'ho la macchina mezza. Boh, che non va. Dai, spingi! Cerca di farti venire i sensi di colpa perché così supera il settimo e poi ti chiede la posizione. Dici? Ma non lo prenderò mai, c'è Daniel Brandt, è veloce, bel ragazzo, bravo, bel ragazzo, affascinante. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes got the weight of the world on a net, too strong. I might have been down now. So
on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. Comunque mi sa che Daniel Geronimo qua è senza ala posteriore, tipo. Cosa mi chiudi? Hai perso un'ora! Cioè ti ho preso 6 secondi e mi chiude. Madonna. E adesso? Per gli amici di adesso si arriva all'immagine. Io lascio lo spazio a Fedeleo, ma larghissimo proprio. Fedeleo allarga a fuoco. Ah no, Fede. È colpa mia, non mi sei venuto addosso. Ho messo un bel ruotino sull'erba. Lo so! Wait side by side, not to push people outside of the road, man. I'm not that type of driver. La domanda che mi sorge spontanea, come hai potuto dire non è colpa mia? Mi hai preso tu. Cioè, vuol dire che hai visto un'altra gara in quel momento lì, non te ne sei accorto. La bocca, la saggia bocca della verità. Leo ha tagliato l'ingresso. Cosa dite in chat? Di chi è colpa? È stato a Kamikaze. Certo che sono stato a Kamikaze, ma io lo volevo portare a passarlo lì. Ma non è Allora vedi, questo allora è il destino che ti punisce per i tuoi crimini.